Ciao, oggi ci troviamo al Nuraghe a Rubio, nel territorio del comune di Sardara, una struttura abbandonata, uno dei nostri beni culturali che ci identificano. Sono Giorgio Pia, un ricercatore e docente dell'Università di Cagliari in Scienze e Tecnologia dei Materiali, e oggi sono tornato nei luoghi dove è nata la passione per questa disciplina. In occasione della tesi di laurea, infatti, mi sono occupato di archeologia sperimentale, della caratterizzazione della roccia basaltica e delle tecniche di lavorazione che venivano utilizzate dalle popolazioni nuragiche. Nuraghe a Rubio, visto il colore dei licheni che lo ricoprono. Come sappiamo, i licheni si nutrono dei minerali della pietra sottostante, che hanno una colorazione, in questo caso rossastra, e per questo motivo assumono tale colore. Ricoprono praticamente l'intera facciata e risultano anche una sorta di protezione naturale, perché le quantità che portano via dalla pietra sono certamente inferiori a quelle che porterebbe via il tempo. Nuraghe a Rubio, una struttura parzialmente interrata, come vediamo i massi di grandi dimensioni in pietra basaltica. Il basalto è una roccia vulcanica che è il risultato della solidificazione di lave che scorrono sui pendii del vulcano. Hanno una temperatura tra i 1100 e i 1200 gradi Celsius. Durante il raffreddamento si sviluppano dei gas, in prevalenza la CO2, che spesso rimangono intrappolati, e infatti potete vedere questi pori, diciamo queste cavità chiamate vescicole, che hanno una forma differente a seconda ovviamente del piano di scorrimento delle lave. Quindi in genere è una forma ellittica, il cui asse maggiore è parallelo allo scorrimento delle lave. La tecnica costruttiva è quella della sovrapposizione dei conci, quindi si sfrutta la proprietà principale della pietra, che è quella di lavorare esclusivamente a compressione. Lo svantaggio è ovviamente quello di non poter avere delle grandi luci con le aperture. Allo stesso tempo però la dimensione elevata delle rocce garantisce la stabilità della struttura, che è stata realizzata a secco, quindi non abbiamo alcun tipo di legante, neppure la pietra. Quindi ciò che gioca a favore della stabilità strutturale è il peso, una buona tecnica costruttiva, cercando di mantenere il più possibile i piani di sovrapposizione compatti tra loro, quindi incrementare le superfici di attrito, e poi operare una rinzeppatura sempre a secco. In questo caso lo si può vedere, per esempio la roccia, che essendo un materiale naturale non ha una forma completamente regolare, peraltro il basalto è difficile da lavorare, perciò vengono inserite delle zeppe per non lasciare a sbalzo alcune parti, e questo è stato appunto il risultato. Altrimenti si verificano delle fratture, che spesso però sono presenti nelle strutture nuragiche. Questo è proprio il risultato dell'eterogeneità della pietra, che ha sicuramente all'interno sviluppato una macro vescicola, che poi nel tempo ha visto le sue dimensioni aumentare, e c'è proprio una filatura che è dovuta sicuramente ad un precedente sbalzo, quindi qui mancava probabilmente una zeppa. La pietra è sollecitata a flessione, dove ha una resistenza decisamente inferiore rispetto alla compressione, e quindi il risultato è la sua fratturazione. È importante vedere le dimensioni dell'architrave per riuscire a realizzare un'apertura, e quindi per sfruttare in un certo senso la pietra. Siamo costretti ad utilizzare delle pietre di grandissima dimensione. Immaginate anche la difficoltà che si doveva avere al tempo per trasportare queste pietre. Il Nuraghe è posto come sempre in una zona collinare per un maggiore controllo del territorio. Infatti, come vedrete dalle immagini,
si riesce ad osservare un'ampia zona attorno alla struttura. A oggi è osservabile soltanto questa parte centrale di un complesso che molto probabilmente è piuttosto vasto e però oggi è completamente ricoperto dal terreno e dalla vegetazione. Peraltro questa struttura ha subito un pesante crollo, non è più presente la chiusura a Tholos. Il materiale basaltico è una roccia che ha una durabilità elevatissima, perché questo è principalmente dovuto alla sua scarsa porosità, cioè non c'è quella porosità fine. Abbiamo visto dei pori molto grandi che però non sono particolarmente dannosi per le principali cause di degrado, mentre è praticamente assente tutta quella porosità fine, dove invece cristallizzazione dei sali, cicli di gelo disgelo e tanti altri fattori possono essere molto dannosi per il materiale, per altri materiali quali per esempio i calcari porosi.